Ciao ragazzi, siamo con Davide e Beatino, questo è il tour, lì facciamo vedere subito il passo così non sbagliamo. Per non sbagliare. Giusto, magari o no, il tour di Samuele Bersani. Un altro Bersani, politico. Ultima data del tour, siamo a Bologna, sì, e sì. Quindi giocate in casa stasera. 15 marzo. 15 marzo, oggi è vero 15 marzo, e Davide è il, diciamo, il bassista che da circa 13 anni, mi dicevi, sì, accompagna, siamo quindi, diciamo, un rapporto consolidato negli anni, amicizia, stima, rapporto, lavorativa, esatto. Eccetera, eccetera. Un rapporto molto lungo. E com'è nato? Questo te lo chiedo così per mia curiosità personale, partiamo da questo. Diciamo, dalla conoscenza comune di alcuni personaggi che si occupavano della produzione di Samuele, e nel momento in cui un nostro comune amico, Mario Guarini, che adesso lavora con Baglioni, che salutiamo, ciao Mario, ha giustamente preferito cambiare, insomma, non è che ha preferito cambiare, è successo che ha fatto una scelta e di conseguenza il posto si è rivelato vacante, e quindi conoscendo la vecchia produzione, conoscendomi, mi hanno detto se ero disponibile a vivere questa esperienza, e da lì è successo che siamo qui dopo 13 anni. Dopo 13 anni. Evidentemente è piaciuta la cosa e quindi tour dopo tour, disco dopo disco, siamo a tanti tour, 5 dischi, è una bella amicizia, una bella storia. Come si resta, nel senso, concentrati artisticamente in un rapporto così lungo? Perché poi un rapporto, il repertorio di Samuele è un rapporto che cambia molto, passa dall'elettronica all'acustica, quindi sì, bisogna sì, avere anche sì, una certa sì. apertura mentale per suonarla tutta. Ma questa in realtà è la sfida che abbiamo, diciamo, che è una cosa esaltante, perché per un bassista moderno Samu questa situazione che ridacchia ciao, per un bassista credo che sia una bella prova, un bel banco di prova. Riesci comunque a dover curare veramente tanti aspetti di questo nostro mondo, no? Quindi passi dal pop, dalla canzone un pochino più orecchiabile, dalla cosa raffinata, da un certo tipo di suono, da atteggiamenti diversi, anche perché comunque negli anni la scrittura di Samuele, che è una scrittura molto impegnata, molto, molto bella, assolutamente di livello, no? Questo lo potresti anche confermare. Ma infatti, come ti dicevo all'inizio, sei uno dei bassisti più invidiati, perché suona uno dei repertori forse più belli in Italia, sì, quindi forse questo è vero, grazie a lui, perché il repertorio è suo, ed effettivamente c'è la possibilità di esibirsi appunto su repertori, su gamme di suoni, su dei mondi che comunque alla fine, insomma, sono belli perché si riconducono alla stessa matrice di qualità che lui rappresenta. Questo bene. È molto facile. Beh, ma tu non sei propriamente bolognese, nel senso che... No, io sono, non sono bolognese, io sono, anzi, sono un calabrese, sono vivo, abito a Reggio Calabria. E dove anche insegni, ma poi dopo della didattica, quella sì, ti faccio, te lo chiedo dopo, perché è una scuola, cosa importante. E quindi sono un pendolare della musica, di fatto, avendo studiato a Bologna per tanti anni all'università, comunque ho frequentato questa città da circa ormai 14-15 anni, quindi è un po' la mia città adottiva, però fermo restando che nulla togliendo. Passano musicisti, giustamente siamo in preallestimento, cioè stiamo per aprire le porte, siamo, normale sì. che sia così. Sale l'aria, si sente la tensione dell'ultimo concerto di questa tranche, poi ce ne sarà un'altra, quindi continueremo. Da prima di Bologna, Roma. Rio, Roma, quindi esperienze con vari tour televisive. No, io parlo di te naturalmente, quindi. Sì, ho vissuto a Roma per tanti anni, ho maturato lì le mie conoscenze, i miei studi, e quindi che tuttora, insomma, le conoscenze sono cose che ti porti nella vita. Conosco tante persone, ho tante amicizie, colleghi molto più illustri di me che lavorano ad alti livelli e che sanno. Nulla da togliere a quello che stai facendo tu, nel senso. Sì, che... non c'è dubbio che alcuni palcoscenici, certi scenari, diciamo, di produzione molto più, come dire, strutturati, diciamo. Strutturati, molto più, cioè, girano altre cose. Comunque sono contento di far parte di questa. Di questa cosa. Allora, guardiamo un attimino la curiosità, partiamo da quello che è il tuo setup per questo, diciamo, per questa produzione, sì, per questo allestimento.
partendo dimmi. No, no, parti tu, nel senso che no, lo faccio. L'allestimento è stato negli anni, chiaramente abbiamo cambiato molto, io personalmente ho cambiato molte strumentazioni. Alla fine mi sono fermato in questi ultimi anni a partire dalla produzione dell'ultimo disco live, infatti il set è lo stesso, e con il Mark Bass che c'ho sul palco, e questa è una gentilissima concessione di Marco De Virgilis e del buon Damiani. E che salutiamo, Marco e Riccardo. Assolutamente, Riccardo, e anche Cesare Chiodo che mi ha gentilmente girato questa macchina, che è semplicemente una straordinaria cassa, come potete ben vedere, con due coni da 12, con reflex ovviamente, e poi la testata, la Randy Jackson, che di assoluto affidamento c'è. E, mi appoggio sotto perché sono curioso di vedere come la gestisci e come. Sì, c'è una curiosità. Qui c'è uno scotch che memorizza il set di Chiodo con Raff, quindi il resto invece è mio. Quindi abbiamo due tipi. Hai visto mai che gli dovesse servire improvvisamente? Lui torna sul set con i suoi suoni. Mette il giallo, sono io. Niente, chiaramente la testata e la cassa vengono utilizzate perché io abbia il mio ascolto sul palco, perché come potete ben vedere, poi questo è un amplificatore per cuffie, il segnale è un doppio segnale che va giù, uno dalla DI e l'altro dal microfono, quindi... Per rifasare il segnale lo fai direttamente tu o lo fanno loro? Lo fanno loro. E ovviamente abbiamo anche parlato prima con te, Luca, che ha sentito il sound check. Per ogni brano c'è un settaggio particolare, quindi non è necessario che io intervenga moltissimo, se non per schiarire o per dare dei colori, ma giusto qualche sfumatura a partire proprio dallo strumento. Per il resto mi affido a Italo Lombardo, che è il nostro fonico, uno dei guru italiani, amante del basso elettrico, e già 13 anni fa mi disse: ti fidi di me? Io sì, mi fido. Allora il suono te lo farò io, e quindi c'è questa sinergia. Anche prima dei concerti ci vediamo per un po' di tempo e stabiliamo che tipo di suono avrà, come hai sentito prima e sentirai stasera, avrà il basso non ha moltissimi suoni, sono un po' della vecchia scuola, deve avere un suono e mezzo. Poi non è che c'è slap, non abbiamo, quindi sì. non c'è proprio la necessità, non per questo repertorio, per cui è questo. Bene, e parlando sempre di ascolti, vedevo l'amplificatore per la cuffia, no? Sì. Tu, diciamo, cosa preferisci negli ascolti? Nel senso, cosa magari tieni o cosa magari non tieni? No, io tendo a tenere un po' tutto, chiaramente c'ho addirittura anche il basso, è abbastanza in linea, abbastanza dentro l'ambiente. Quindi non lo tieni, diciamo, molto alto? Molto alto. No, mi preferisco avere un po' di pressione dall'ampli, ma deve essere tutto dentro perché siamo comunque tanti, c'è tantissima roba. E ho bisogno di stare dentro, non stare. Infatti siete in sette sul palco. Siamo in sette, quindi c'è il batterista vicino, che ha 1500 watt di sub dietro, quindi alla fine c'è molta pressione. No, in questo ritengo che un bassista forse suona meglio, dà il meglio di sé anche quando è proprio dentro il suono, senza dover per forza di cose, proprio anche a partire dal suo ascolto, emergere troppo. Potrebbe distogliere la percezione del suono, che però deve essere giusta, quindi non deve essere neanche sottodimensionata. In questo ci vuole molto equilibrio. Tieni anche il click o no? Sì. Ah, ok, quindi se lo tieni, okay. Sì, 80 su 100 c'è un click sempre. Ok. Non tutti lo tengono, quindi è una scelta tua personale. Sì, basso, molto dentro, però è necessario perché, insomma, ripeto, siamo in tanti, anche Samuele così ha la libertà di poter cantare liberamente, sapendo che sotto comunque c'è qualcuno che fa affidamento al tempo e al click. Tempo. Ti chiedo invece degli strumenti, passiamo alla parte strumentistica. Bassistica strettamente, che poi sono strumenti che ti accompagnano da un po' di tempo, perché ho visto le foto, nel senso li hai da un po' di dischi, anche da un po' di live, se non sbaglio. Sì, qua io ho questo è il basso, diciamo, di riferimento, che è il Mr. B 5 corde attivo, uno strumento straordinario, può essere chiaramente attivo e passivo, ha un suono, non ho niente da dire, un basso veramente estremamente versatile, per quello che sentirei anche, insomma, molto leggero, molto bilanciato.
ti volevo chiedere questo, quello è un basso che ha molte, diciamo, possibilità sonore, no? Sì. Tu tendenzialmente come lo utilizzi? Sempre, diciamo, come music man, sì, come esatto. Idea? Sì, oh, okay. Sì, sì, infatti sì. Ti volevo chiedere proprio quello. Sì, chiaramente sono entrambi strumenti attivi, quindi hanno una vastissima gamma di suono. Chiaramente il settaggio è quello che mi vede quasi al penultimo del tasto della selezione. Uso tutti e due i magneti, quasi mai quello al ponte, ed è un suono molto asciutto, giustamente poco corretto sulle basse, perché ripeto, sotto c'è comunque un suono che già di per sé è già nella nostra testa. Mm-hmm. Stessa cosa col Music Man. Music Man è un basso eterno che userò stasera, forse anche un po' di più del Mr. B. Questo è uno strumento, non c'è niente da dire, da aggiungere, uno strumento molto 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 affidabile, che ho sentito anche suonare quasi come un contrabbasso. Sì. Prima, nel senso, sì, durante il check c'è un brano, si chiama Come due sommari, in cui io rifaccio il verso a Ferruccio Spinetti, che ha eseguito questo brano con musica nuda in occasione della registrazione del disco live. Lui utilizza un contrabbasso, allora con Italo abbiamo cercato di trovare un suono suonandolo sul manico, scavandolo molto sulle medie, che si avvicina sorprendentemente. Sì, sì, confermo, il Music Man non te l'aspetteresti, esatto, mai, invece suona quasi come un contrabbasso. Anche questo ha un settaggio molto semplice, magneti tutti giù, c'è un tre quarti di basso, poi due punte più della metà per le medie, e chiaramente il volume sempre al massimo, perché è bene suonare sempre al massimo del volume per evitare, come dire, la tentazione di alzarsi, quindi sfasare un po' quello che in realtà si è deciso. È l'ascolto generale di tutto. Esatto. Questo sì. Poi c'è un muletto, un prendere jazz, 5 corde, questo fa suo sporco lavoro quando nel caso in cui si dovesse rompere una corda e devo attaccare, questo suona sempre, dove lo metti sta. Ti piacciono i bassi neri? Noto che... Sì, scuri, sì. È una tua caratteristica. Sì, 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 sì. Ti chiedo invece informazioni sulle parti. Vedo che tu comunque sia qualcosa leggi, nel senso che hai dei riferimenti comunque. Sì, sì, ci sono, non sempre. Perché non anche perché in 13 anni il repertorio di Samuele, quanti brani, 50, 60, sì, 70? Sì, quasi cosa? Tutti. Quindi ricordarsi la memoria tutti è un problema. No, io un po' li ricordo, il problema è che certe volte cambiando gli arrangiamenti, allora alcune parti si riducono oppure vengono dilatate, al contrario, quindi bisogna stare attenti, intervenire sulle parti. Come ho visto prima, durante il soundcheck hai sentito un medley, no? Di 4 brani, e quelli erano il frutto di altrettanti brani che sono stati tagliati, pintuzzati, quindi anche lì devi stare attento, quindi conoscere la parte a memoria, però è importante anche intervenire nel caso in cui c'è una decurtazione delle parti, cioè. Eccetera, eccetera. E poi, come dicevamo prima, hai l'unico pedale veramente necessario per ogni bassista, che è l'accordatore, per il resto fai tutto con le mani praticamente. Sì, 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 quello è necessario, perché, la pedaliera, chiedo più... scusa ai fan, quelli che si aspettavano la super pedaliera, i 1000 pedali, no, vabbè. Possono non servire in questo, non siamo in un club, non è un repertorio che prevede l'utilizzo di pedali, anche se io utilizzo l'ottave, utilizzo dei chorus, però quella è un'altra storia. Però fai tutto con le mani sostanzialmente. Sì, il suono secondo me viene fuori anche soprattutto dalle mani, poi da un settaggio di massima, mm-hmm. E quindi ha la possibilità di intervenire proprio dinamicamente sul tipo di suono che poi... Fai anche qualche pezzo con il plettro, mi dicevi, comunque, ecco, sì. Alterni qualcosa, diciamo, anche, esatto, in quel senso lì. Non ti vedo sereno col plettro. Nel senso, io ho sempre detto ai miei allievi, ragazzi, mi raccomando, il plettro no. Invece, devo essere sincero, ha il suo perché in alcuni brani. Io sono senza titoli. Quindi i tuoi ragazzi verranno questa intervista, attenzione. Mi hai fregato i soldi, mi avessi detto una cosa. No, ci sono dei casi estremi, questo è un caso estremo in cui magari... Ecco, in quel brano si chiama Senza Titoli, poi ce n'è anche un altro. Do un po' più di punta, c'è un plettro abbastanza leggero, quindi non molto... Medium. 73. Esatto. Sempre molto... scuola chiodo, perché... Sì, praticamente... esatto. Vabbè, Cesare è un maestro in questo.
Parlando sempre di didattica, visto che ci davamo gli allievi, no? Tu hai una scuola, diciamo, importante. Sì. Quindi... Cioè sì, spero sia importante. Sì, sì, è importante per il numero di allievi. Leggevo un'intervista, oltre 1200 iscritti, se non sbaglio. Quindi sì, negli anni, sì, sì, chiaro. Magari avessi una scuola con... Sì, negli anni sono avvicendati più di 1200. È una bella storia per una realtà. Cioè, importante. Sì, sì, sì. E, la didattica, nel senso... spesso si dice, no, che chi la musica non la sa fare la insegna, no? A me questa cosa sta un po' sulle scatole, però va bene. No, no, non è così, è che chi la musica, chi la sa la fa, si dice. Chi non la sa un po' così la insegna soltanto, quindi vuol dire che comunque la puoi fare. Chi non la sa la critica. Okay. Questa è la realtà. Invece tu comunque il tuo ruolo di didatta ce l'hai, lo fai, ti piace. Sì, ma... è una missione la mia, praticamente, non è che... una passione, quindi anche una voglia di fare, di essere utile alle persone, perché probabilmente ai miei tempi non c'è stata questa possibilità, quindi è una sorta di catartica la mia. Se dovessi dare un consiglio, no? Magari adesso ai ragazzi che vedono l'intervista, che vorrebbero magari approcciarsi poi al mondo del professionale, del lavoro del musicista, sia come bassista, che poi tu sei, suoni anche il piano, suoni anche la chitarra, quindi suoni diversi strumenti. E immagina di averli come i tuoi allievi adesso, no? Al di là del fatto di non usare il plettro, quello l'abbiamo. L'abbiamo mai passato come cosa. Qual è una cosa che ti, una o più cose che ti sentiresti di consigliare? Ma chiaramente la musica, sai, non è... se siamo in presenza di tanto di talento, perché questa è una condizione estremamente importante, no? La musica non è come andare in palestra, tu entri dopo due mesi, un anno, decidi di farti muscoli, ti metti e li fa. Devi partire da una certa base, quindi il fatto di scoprire il proprio talento, quindi di farlo crescere, di educarlo, intanto l'ascolto che è fondamentale, non ci può essere comprensione musicale senza l'ascolto. Un ascolto che deve essere attivo, intelligente, un ascolto che per me è importante come si dice, a 360 gradi, quindi è fondamentale questa cosa. Poi capire un po' che tipo di obiettivo uno deve darsi. Se uno vuole fare il turnista, che oggi come oggi è un pochino una professione, diciamo, in estinzione. In estinzione, perché non si fanno più i dischi, deve fare un percorso di studi, se uno vuole investire su se stesso. Quello che dico io è devono suonare tanto, proprio non lasciarsi sfuggire nessuna possibilità di potersi esibire, quindi di vivere con quella dimensione adrenalinica del contatto con la gente, suonare senza pensare soprattutto ai soldi all'inizio. Non deve essere una cosa, perché sennò diventerebbe in Italia difficile se uno dovesse iniziare. Rapportarlo al guadagno. Esatto, sarebbe un disastro. Invece più occasioni, creare occasioni per crescere, occasioni per suonare, incontrare persone, generi diversi, seppure settorialmente, insomma, abbastanza indicate, però bisogna cercare di suonare più possibile, più cose possibili, e bene, con serietà. Questo posso solo dire, poi alla fine ci vuole. E poi tu hai fatto una scelta da giovane importante, nel senso hai preso, hai lasciato, te ne sei andato in giro prima in Europa e poi te ne sei tornato in Italia, o il mondo hai fatto, più Europa, mi sa pensi. Sì, più Europa, però chiaramente fa parte della crescita di una persona. Quanti anni avevi, per curiosità? Nel senso... Beh, ne avevo 18. Quindi sei partito basso in spalla e sei... Via. Uno dei ricordi più belli del girovagare così per l'Europa. Ma erano anni di spensieratezza, si poteva fare il giro dell'Europa in autostop, non c'erano tutte queste regole, c'erano dei costi molto bassi anche per vivere, c'era più leggerezza. Mi ricordo un periodo appunto di gioia di vivere, di anche delle difficoltà, perché no, ho provato anch'io i crampi della fame per colpa della musica, ma era bello. E ho insistito molto su questa fase, e quindi la mia crescita, se è avvenuta, spero di sì, è avvenuta anche grazie a tutto quello che è successo in quegli anni, che hanno formato la persona e di conseguenza il musicista, perché le cose sono estremamente legate, indissolubilmente. Oggi forse questo manca ai ragazzi, la possibilità di vivere delle esperienze autentiche fuori, perché purtroppo non c'è la possibilità, si suona sempre di meno, c'è la crisi, lo sappiamo come succede. Invece una volta c'era molta più predisposizione
al viaggio, allo scambio, credo che sia un po' cambiato in questo senso, quindi cambiato in peggio, c'è molta meno spontaneità in questo senso, però fa parte del nostro mondo, quindi tant'è. Noi siamo un po', noi, la mia fascia d'età, un po' fortunati a aver vissuto quel tipo di vita, quegli ultimi scampoli di vita avventurosa legata alla musica, che poi si è tramutata per alcuni di noi in questa bellissima realtà fortunata di poter vivere del mestiere, della professione. Sì. Quindi. Prima eravamo in camerino e hai fatto un'affermazione che mi ha colpito, no? Nel senso, per suonare il pop bisogna studiare il jazz, no? Bisogna studiare il walking bass, i contrabbassisti. Mi ha colpito molto, me la sono tenuta per l'intervista perché voglio che me la spieghi questa cosa, perché mi piaceva molto. No, nel senso che il basso elettrico è uno strumento estremamente giovane, nasce nel 51, quindi non ha una letteratura didattica alle spalle robustissima. Quindi è ovvio, non è il pianoforte sicuramente. No, è assolutamente, non c'è la storia di una chitarra, eccetera. Quindi tutti quelli che si avvicinano al linguaggio moderno comunque non possono che attingere a quel tipo di repertorio, e quindi didatticamente definito più o meno, come possono essere le regole armoniche che attengono al jazz, al blues. Infatti la maggior parte di noi bassisti che lavora nel mondo della musica pop ha estrazioni didattiche provenienti da quel segmento, perché c'è qualcosa di sul quale puoi lavorare, no? Quindi la mia era una battuta, proprio perché non c'è un libro, non c'è una bibbia del basso elettrico. Esistono bassisti, ma è una... I dischi sono, diciamo, la formazione principale. Ma sì, gente che non sapeva neanche cosa iniziava a fare. Poi con il tempo, chiaramente, sono andate tante scuole nel mondo, quindi oggi uno può studiare il basso elettrico con più coscienza, con più cognizione di causa, su più testi, però ai miei tempi, negli anni 70-80, ti assicuro che c'era veramente pochissima roba, c'erano le cassettine, si andava dietro i dischi, si affinava l'orecchio e si tiravano giù i soli a orecchio, devastando i nastri, smagnetizzandoli. Oggi questa cosa, quello che fai tu lo dimostra, è molto più accessibile alla massa, quindi lo strumento è estremamente accessibile in tutte le sue sfumature. Bene, e diciamo, per concludere, so che stai per realizzare, tirar fuori, produrre, sì, nel senso, un disco tuo, il primo disco, nel senso, da quello che mi accennavi, che arriva dopo diversi anni di carriera, quindi un disco maturato sicuramente. Speriamo di sì, stiamo cercando di mettere su una produzione per entrare in studio e registrare queste idee, questi brani musicali. Non sappiamo ancora come etichettare il genere. Beh, positivo, vuol dire che probabilmente sì, siete aperti. Sì, molto. Sarà prodotto da Alessandro Guis, che è il tastierista che lavora con noi, con Samuele, e quindi vedremo cosa succederà. Non sappiamo ancora perfettamente chi suonerà. Allora, in basso e tastiere l'avete già, diciamo. Sì, basso piano, forse anche la batteria, ma sarà un trio con qualche guest su. Non sappiamo ancora se sassofono o tromba, ma siamo lì. Poi, quindi orientato sempre sul filone un po' più jazzistico, come o più... Sì, poi guarda, jazz, mi trovi jazz... un po'... non riesco a etichettarlo, lo sentirai, ti manderò i provini, sì, che ti darai un'idea. Volentieri. Sarà un lavoro interessante, è giusto che si faccia questo lavoro per avere la possibilità di suonare. Che è la cosa più importante, che mi dicevi prima. L'importante non è dover suonare, mai dover suonare, bisogna suonare sempre più che si può, magari ogni sera, magari gratuitamente, non ha importanza, però soltanto suonando si cresce, quindi non possiamo aspettare i tour, 20-30 date per poi star fermi, bisogna suonare sempre, quindi ben vengono queste idee che poi ti stimolano nel progettare un percorso di musica dal vivo in cui secondo me ci sono gli estremi per crescere. Bene, allora ringrazio Davide per averci ospitato. Grazie a te, Luca. Siamo, diciamo, veramente ospiti stasera di Samuele Bersani e di Davide, quindi grazie per le dritte e per i consigli, e niente, ci vediamo presto e buona musica. Grazie a te, Luca, ciao, a presto, ciao a tutti.